Oggi vi volevo parlare di questo strumento didattico che si chiama Billy John King iCoaching ed è uno strumento utile sia per chi vuole imparare a giocare dritto e rovescio, ma anche per chi desidera riscaldarsi 5-10 minuti prima dell'arrivo del compagno. Come vedete, il supporto è abbastanza semplice: c'è una base, un'asta in metallo, una molla che permette alla pallina di muoversi avanti e indietro, e nella parte terminale un supporto in plastica dove è inserita la pallina. Pallina che viene attraversata da un perno, quindi è libera di muoversi e di ruotare, sia in avanti ovviamente che anche verso il basso. Ma la caratteristica principale di questo strumento è permettere all'allievo di concentrarsi sul punto di impatto della palla. Quindi nelle varie esercitazioni che si possono fare, il consiglio è quello di osservare la palla anche dopo l'impatto. In questa maniera l'impatto e il gioco nel campo reale ne trarranno vantaggio. Ma vediamo come può essere utilizzato. Una prima esercitazione utile per chi vuole imparare dritto di rovescio è quella di posizionarsi di fianco al Billy John King iCoaching e andare ad impattare la pallina. Qui l'attenzione massima deve essere posta sul punto di impatto e questo suono vi assicura che l'impatto è stato fatto in maniera corretta. Perché se sbadatamente andassimo a colpire la palla troppo sotto, vedreste, sentireste un suono sordo. Questo sta a significare che stiamo colpendo l'asta con la testa del raccone in telaio, quindi in una situazione reale andremo a colpire la palla in questa maniera, quindi la palla uscirebbe dalle corde e andrebbe lontana. In questa maniera, tenendo le corde quasi perpendicolari al terreno, siamo sicuri di impattare la palla per bene da dietro. Come dicevamo prima, il fatto che la pallina possa ruotare su se stessa ci dà la possibilità anche di osservare un'eventuale rotazione in top che avviene in uno step successivo. Ultima caratteristica: il fatto che l'asta sia una molla e quindi la pallina si possa spostare dietro avanti ci fa trovare anche un pochettino di ritmo. Quindi non bisogna aspettare che la pallina si fermi, perché in una situazione reale di gioco la pallina arriva e dobbiamo sempre trovare il ritmo giusto per trovare l'impatto ideale. Questa come prima esercitazione. Se uno invece è ad un livello intermedio, un pochettino più avanzato, può inserire anche uno spostamento verso avanti con ritorno indietro. Anche qui l'attenzione massima deve essere posta sul punto di impatto e poi sull'esecuzione completa del movimento. Questo tipo di esercitazione può essere fatta sia di dritto come anche con il rovescio, a una mano o a due mani. Quindi è un primo step che può essere utile sia per chi vuole imparare il dritto rovescio, sia per chi vuole riscaldarsi nell'attesa del compagno. Vi assicuro che per questo video, per la promozione del Billy John King iCoaching, non guadagno un euro dal produttore, quindi se avete interesse ad acquistarlo andate sul sito oncourtofcourt.com, oppure se vi trovate in provincia di Padova o nella zona di Abano, vi aspetto al Garden Tennis Abano, circolo dove insegno, dove potete provare questo strumento.